Allora, la domanda che facciamo sempre, guardate la pubblicità, ma la domanda che nessuno fa, vi è piaciuta la pubblicità? Eh? No, invece sì, dovete dire, perché la pubblicità è quella cosa che ci fa campare, che ci fa andare avanti, che fa prendere tanti miliardi a Bonolis, che fa prendere tanti miliardi anche a quelli della Rai. Comunque non ci importa niente, noi abbiamo, siamo orgogliosissimi qui. Come vi dico sempre, noi seguiamo un po' tutto a 360 gradi, quello che è lo spettacolo, anche quello benefico. Abbiamo qui i responsabili di Cure to Children. Prego, buonasera, un applauso. Allora, buonasera, buonasera. Diamo il microfono anche alla signorina. Intanto presentatevi. Questa è per finta, basta accenderlo e ah, funziona, riconosce me. Allora, Cure to Children è un'associazione che si occupa, ditelo voi, che siete i diretti responsabili. Vogliamo ringraziarvi perché un invito qua è veramente importantissimo. Facciamoli fare O. Pronti? Chi erano? L'anno prossimo ci saremo noi, io il Periccioli e Company. È un bel augurio invece, dai. Del Python. Ne siamo quasi certi. Vi dicevo, Cure to Children è un'associazione che si occupa di bambini malati di tumore. E per quest'anno ha promosso una campagna, che è quella di produrre questo calendario in collaborazione proprio con Panariello, Conti e Pieraccioni. Un calendario che serve appunto per raccogliere fondi per questa associazione, per aiutare destinati, a curare certo, i certo. bambini malati di tumore. Vorrei ricordare che un altro testimonial di Cure to Children è qua, Alessandro Canino. Esattamente, esattamente. Applausi. Un applauso. Questo calendario è in vendita, i proventi ovviamente in toto vanno a Cure to Children. Esattamente, esattamente. Questo calendario... Ovviamente acquistando questo calendario, oltre ad avere un'idea originale, contribuirete anche a... No, non ti preoccupare, ma contribuirete a... Fate un applauso, perché non sono... A sostenere uno dei nostri progetti, appunto, il Neuroblastoma Network. Il neuroblastoma è una patologia molto importante che colpisce i bambini, soprattutto molto piccoli, e acquistando appunto con un'offerta libera, comunque noi chiediamo un'offerta proprio per dare fondi perché i medici possano andare direttamente nei paesi d'origine ad acquistare, a curare questi bambini. Quindi questo calendario è in vendita a offerta libera? Sì, è un'offerta libera, noi consigliamo 10 euro, lo potete, però insomma è comunque un'offerta libera che voi potete fare per aiutare i nostri bambini. Certo, questa è una cosa che credo che tutti... avranno interesse a vederlo, anche per un calendario, facciamolo vedere nelle loro mesi. È un calendario molto carino con tutte le foto dei tre personaggi di questo spettacolo, diciamo che quindi noi... anche un ricordo se qualcuno vuole andare a vedere lo spettacolo, lo troverete proprio all'uscita del loro spettacolo. Bene, quindi prendiamo atto di ciò, noi compreremo senz'altro questo calendario, che i quei proventi vanno a Cure to Children, che questi ragazzi, vedo anche giovani, si impegnano per portare avanti questa, io la chiamo missione più che progetto. Perché... Esatto, perché nulla è più importante di un bambino. Grazie, un applauso a Cure to Children. Questo è il calendario, ricordatevelo, lo troverete oltre che qui adesso, lo troverete negli spettacoli di... Conti, Pieraccioni e Panariello. Grazie a Cure to Children. Grazie a tutti voi. Grazie, grazie. Ok, noi seguiamo, come avete capito, la beneficenza, il volontariato, l'associazionismo. Se volete venire in trasmissione, basta contattarci. Abbiamo, oltre che a Teleregione, abbiamo un'email che è info@frittomisto.tv. Se volete, noi siamo qua, ripeto, perché la beneficenza è una cosa importante, noi vi accogliamo gratuitamente, nulla è dovuto, anzi diffidate da chi per beneficenza vi chiede 2 centesimi per partecipare a qualsiasi manifestazione. Un applauso a questi ragazzi. E noi abbiamo il grande, l'immenso, che ci spiega questa volta dei rapporti con Roma, con la Raggi, il nostro inviato, il nostro grillo, Beppe Grillo.
Bene, ci colleghiamo adesso con la webcam del nostro inviato Beppe Grillo. Salve, salve Beppe, come va? Ma potrebbe andare meglio se non mi chiamate tutte le volte, oh, tutti i venerdì mi state a rompere i maroni, è una cosa incredibile. A parte che la paghiamo, la paghiamo per questa cosa qua, quindi ci dica. Ci mancherebbe altro, sono genovese, io sono a Sanz, sono attaccata alle cose. Cacciavite in mano? Sto cercando di riparare qui a Roma. Sto aggiustando le cose qui a Roma perché è una cosa importante da quando ci siamo noi del Movimento 5 Stelle. E soprattutto le cose vanno molto meglio. Avete mandato al Campidoglio Virginia Raggi. Come sono i rapporti con i romani da parte di Virginia? Aspetta che sistemo la bella. Ecco. Ma va molto bene, tutto a posto, mi sembra. Il rapporto sei di lì, abbiamo detto no alle Olimpiadi perché era una cosa incredibile, era una cosa pazzesca perché sarebbero proliferati le tangenti, i crimini, invece noi vogliamo la città pulita, vogliamo una città leale come in Danimarca. Però avrebbe portato anche una discreta folla di turisti per le Olimpiadi. Ma la folla di turisti ce l'abbiamo sempre, lo vedi dove sono io? Sono al Colosseo, è sempre pieno di turisti. Ci hanno rotto i maroni questi turisti, è una cosa incredibile. Non ne possiamo più, non ne possiamo più. È veramente uno dei problemi più grandi che abbia mai visto. E qui a Roma per sistemare tutto ci vuole, non ci basta un cacciavite. È la vostra forza economica, quella del turismo, no? Quindi non mi dica che sono altre realtà a Roma. Ma sicuramente la forza economica e sono i turisti, ma non solo, sono i romani stessi che dovrebbero cominciare a rifrequentare i posti come il Colosseo, dovrebbero andare, non lo so, tornare allo zoo ad esempio. Allora, andate allo zoo, andate a vedere gli animali che sono bellissimi, andate nei parchi, andate a giocare, fatevi anche una sana trombata ogni tanto. Ma non importa questo, lasciamo perdere questi consigli che sono un pochino. Ma la cosa principale è che mi sta a cuore, la cosa principale è che dovete cominciare a smetterla con questa cosa del sushimi, questa cosa del sushi, questa cosa dei vegani. La vera cosa importante da evitare sono le macine, questo biscotto dolce che dagli anni 80 ci ammazza, ci fa stare... Beppe Grillo, Grillo, ma tutte le volte che mi parla delle macine questo mi si disturba. Io non capisco come mai. Grazie, il nostro Beppe Grillo l'avete riconosciuto perché fa parte anche di altre trasmissioni di Teleregione come Telelibera Viola tutti i giovedì sul canale 86 di Teleregione. È Lorenzo Meazzini. Però il teatro è immenso, il teatro ha sfaccettature a 360 gradi. Io mi allontano perché la magia sta per arrivare a voi. It's not
signori, il mimo a Nanni, un nostro punto fermo, perché dicevo, il teatro è a 360 gradi. Noi andiamo avanti perché molte volte invece che 360 gradi, i gradi diventano 90 e lì ci preoccupiamo. Perché abbiamo signori ancora qui con noi i quattro formaggi. Buonasera, buonasera ancora. Allora, buonasera. Signori, 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 a noi ci piace la settima. Anche una bella ottava a noi non ci dispiace, capito? Una nona. Cretino. La settima arte. Noi siamo amanti del cinema. Oh. Noi ci piace il cinema, siamo cinofili. Noi cinofili. Siamo cinefili, no? Ci amiamo. Si va al cinema o la museruola? Ma che con la museruola? Noi andiamo al cinema perché siamo esperti di cinema. E siamo soprattutto di un genere fantastico, il genere horror. Paura, Che paura! Già quando arrivi alla casa... Ma che casa? La Befana è strappabiglietti! Ma che Befana? No! Noi siamo proprio appassionati di questo genere, il thriller, l'horror. Insomma, i film quelli proprio... Noi ci si caga proprio addosso. Ma che si caga addosso? E in particolare un film bellissimo... L'esorcista. Ah, chi è che non ha visto l'esorcista? L'esorcista, William Friedkin. Vero. Che cosa vero? Cioè, lui era... Ha capito? Ma che ha capito? È il regista, è l'esorcista, è un film fantastico. Anzi, sai cosa facciamo? Per spiegarlo alle persone, lo facciamo qui stasera. Glielo facciamo vedere. Ve lo facciamo vedere. Glielo facciamo vedere. Guarda, mettiti a sedere, Ma io? Ma certo, mettiti a sedere. A sedere. No, guarda. No, a sedere, ma... Ho paura. Sì. No. Sì, l'esorcista. No, io l'esorcista. Ma sta zitto! Ascolta, guarda, siamo in America, a Washington! A Washington! Una casa normale, una famiglia normale, no? La mamma una medium. Quanto sarà? Un metro e sessanta? Ma che metro e sessanta? La mamma parla con morti, no? La mamma parla con morti, e il babbo va in trance e torna, capito? Che schifo di famiglia! Ma che schifo di famiglia? Depravati! Quello va in trance! E il nonno, tu sapessi il nonno! Va in trance anche il nonno! Il nonno, noi parliamo, è il capofamiglia, capito? E c'hanno una bella bambina, capito? Una bambina che mi ha preso la parrucca. Eccola qui, la bambina. No, che... Questa è la bambina, capito? La bambina. Reagan, si chiama Reagan la bambina. Reagan! Fai Reagan. A right of American boy. Ma no! And a heaven life, and a for my life. Ma... Che cazzo mi fa? Ma no, quel Reagan lì! La bambina si chiama Reagan, l'hanno chiamata Reagan, capito? È una bambina normale, fai la bambina normale. Su. Ciao, io sono una bambina normale, a me non mi sembra tanto. Ma che mi sembra normale? E anche lei la bambina invece va a scuola, può tornare a scuola, che fa? Le bambine dopo aver fatto compiti cosa fanno? Giocano con le bambole, tutte le bambine giocano con le bambole. Bene, ecco. Allora io voglio la bambola. La bambola, i genitori ti hanno portato la bambola. Ecco la bambola! Ma che è questo? Un pollo! Ma che pollo? Questa è la bambola che ti hanno portato i tuoi genitori! C'è anche le patate! Ma che patate! Fermo, metti la quitella per benino! L'hanno portata i tuoi genitori da un lungo viaggio dall'Iraq! Ecco! Dall'Iraq! Ma che c'è? È imbottita di dinamite! Ma che imbottita di dinamite, no! La bambola in questione era in un sito, lo sai? Senti a me puzza! Ma che puzza! Era in un sito archeologico, la bambola ha 2000 anni e te la accarezza meglio? No! No! Cosa hai fatto? Ma che ha fatto? No! Non la dovevi accarezzare così, perché hai risvegliato quello che c'era dentro la bambola! E che c'era dentro? Dentro c'era il diavolo, c'era l'anima del diavolo Pususu! Una bambola sarda! Ma che bambola sarda? Il diavolo Pususu era dentro! E te l'hai risvegliato! La bambola di Orgosu! Ma che Orgosu? Adesso l'hai fatto incazzare, perché adesso guarda...
Maremma Maiala! Lui è uscito! Lui è uscito! Ed no, entrato, dove è andato? Ma no, ed è entrato dentro di te! Ha usato l'unico buco disponibile! Cosa? Vieni qua! Che bambola di merda! Vente da sedere! Ha usato l'unico buco! Difatti che... Il diavolo dentro di te ci sta bene, capito? Ah, ci credo! Il diavolo dentro, fermo! Il diavolo dentro te ormai... Ha piantato la tenda! Ha piantato la tenda! Fermo, mettete a sedere, permenino! E a un certo punto la bambina si incavola! La bambina comincia a dare di matto! La bambina comincia a cambiare la voce! Cambia la voce! Oh! Ma che voce è lei? Maremma Maiala! Come Maremma Maiala? Ma che scherzi per davvero? No, qui ci vuole solo... Ci vuole solo una persona! Ci vuole il prete! Il prete no! Oh, sì. Ci vuole Don Bairo! Don Bairo l'ebriaco! Don Bairo! Don Bairo non viene lì a pescare! Don Lurio! Don Lurio va a ballare! Ci vuole il prete! Ma va, fanculo, vai! Ecco il prete! Guarda la foglia! Fermo! Il prete! Io sono Don Abbondio! Si vede, guarda come tu sei grasso! Guarda! Però a te ti manca una cosa! Dai! Fai l'esorcista! Vabbè. Fai l'esorcista! Esorcizzati! Mi sei bloccata la testa! Ci vuole l'acqua! Ecco l'acqua! L'acqua benedetta! Fermo! Esci! Brucia! Esci! Che acqua è? Brucia! Esci! Uscite! Esci! No! Esci! No, sì! Come? Ci sto proprio bene qui! Esci! Non ci penso nemmeno! Esci! Stasera c'è la Maria De Filippi, non me la perdo! Ma che Maria De Filippi? C'è posta per te, vaffanculo! Esci! Esci! Non esci. Esco! No! Esci! Indovò a fare la spesa, Maremma Troia! Esci da questo corpo! Va bene, babbo. Io esco, Ma se non mi diverto, torno subito a casa. E che tu vai a vedere? Vuoi cinema? A vedere che? L'esorcista! L'esorcista. Formaggi! Ma non mi fa parlare! Bravi, complimenti! Lo scovolino come aspersorio è acqua pulita. Notando quanti siamo, insomma, in bagno qualcuno sarà pure andato. Bene, dopo questa situazione grottesca che ha riportato alla memoria questo famoso film che era L'esorcista, torniamo a ridere con le risate più antiche del mondo, le barzellette e monologhi di Gabriele Del Fallo. Aspetto qua. Buonasera. Abbiamo Del Fa. No, abbiamo buonasera. Ingra. È un programma. Questo futuro. Lo metto qua. Bene. Non abbiamo uscito qualcosa. Di... Ma appunto, io sono preoccupato. C'era il prete è stato pazzo. I preti sono forti. Capisci, a me sembra una storia raccontata ingiusta. No, No. Guarda, preti sono furbi. Vai, prego. I preti sono furbi. Ma appunto. Sono più furbi contadini, lo sapevi? No. Io vi racconto questa, dovrebbe essere esplificativa. Senti che ho detto. Chi è? No, la parola esplicativa è successo finimondo. Oh, sentivo cro col diavolo. Se poi dice anche infituesi. Ho capito, allora. C'è un prete che va a benedire casa di un contadino. E siamo sì che arriva, comincia a benedire, ha visto i preti si tirano sempre un po' al suo, sì che comincia a benedire, c'è le caciotte e fa, benedico queste caciotte, dice ce ne saranno un paio anche per la parrocchia. E il contadino gliele mette nel sacco. Dopo un po' va di là, dice benedico questi fiaschi d'olio, ce ne sarà un paio anche per la parrocchia. E il contadino glieli mette nel sacco.
Dopo un po' il prete va un po' più là e vede, dice: oh, benedico, questi fiaschi di vino ce ne sarà un po' anche per la parrocchia. E il contadino glieli mette nel sacco. Dice: ma ce n'è anche un gocciolino per me da bere ora? E il contadino gli dice: certo. Glielo versa nel bicchiere e interviene la moglie del contadino, che è la più furba di tutte, che arriva e gli dice: sì, però guardi, dice, qui dice c'è una tradizione in questa famiglia, qui il vino si beve solo con la cannuccia. E il prete dice: oh, che usanza, dice, qui si beve solo con la cannuccia. Allora dice: va bene, il prete beve il vino tutto contento, via, arrivederci, grazie, salute e va via. E il contadino gli fa: scusami, ma che gli sei andato a raccontare al prete che qui il vino si beve con la cannuccia, non si beve normale, va, se lo beveva normale quando alzava la testa vedeva tutti i prosciutti attaccati al soffitto. Perché il reverendo avrebbe abusato. E invece con la cannuccia. Certo. Va. Ora la bambina era abbastanza inquietante, infatti sono bravi, guarda, davvero. Però la bambina, questa però alle volte è colpa nostra. Ci sono i genitori, io vorrei parlare di una cosa veloce. Mi apparto. Sì, no, era solo per dire appunto che spesso sono genitori che alle volte hanno pensieri forse anche più avanti di quelli che possono avere figlioli. Siamo più noi che ci si fa delle scene alle volte che invece... Un mio amico, gli è successa una cosa che vi fa capire. Stava tornando a casa da una cena, era tardi, col bimbo di 13 anni in macchina. Tornando a casa sono passati su un viale dove ci sono delle signorine, quelle che si è visto prima, che lavorano un po' sulla strada, e il bambino incuriosito gli dice: babbo, dice, che fanno queste signorine qui sulla strada? E il babbo un po' imbarazzato dice: sai, dice, sono qui che vendono. E il bimbo dice: ma che vendono? Dice: vendono un po' di felicità. Il bambino incuriosito va a casa, dice: madonna, vendono la felicità? O che vuol dire vendono la felicità? O che vorrà dire? Sicché spacca il salvadanaio, zitto zitto, c'ha 30 euro, scavalca dalla finestra perché il babbo l'avrebbe mandato, è tardi, va zitto zitto di nascosto, va da una signorina, dice: quale signorina, io ho 30 euro, dice, che vorresti fare, gli dice lei. Ma mio babbo mi ha detto vendete la felicità, volevo comprare 30 euro di felicità. La signora capisce il momento, la situazione, intelligentemente dice: va bene, lo accompagna a casa, lo porta a casa, ragazzino di 13 anni, lo fa accomodare sul divano e gli porta tre belle fette di pane e Nutella con 2 centimetri di Nutella sul pane. Il bambino guarda, fa: ah, ecco qual era la felicità di cui parlava il mio babbo, guarda qua, tutta questa Nutella a me non me l'hanno mai fatta mangiare, invece sì, che contento è. Poi torna a casa e il babbo lo vede, dice: dove sei stato? Sei chiamato carabinieri, vigili, sei chiamato gli ospedali, non ti sei sparito, si era preoccupatissimi. E dice: babbo, sta calmo, non ti arrabbiare, dice, se tu mi dai tempo ti spiego che è successo. Ma dice: ma avevi detto che quelle signorine vendevano la felicità? Dice: sì. E allora? Ci avevo 30 euro nel salvadanaio. E che ho fatto con 30 euro? Sono andato da quelle signorine e mi sono fatto vendere 30 euro di felicità. E che è successo? Dice: mi ha portato a casa sua. E poi? Mi ha fatto accomodare sul divano. E dopo? Dice: babbo, io le prime due ce l'ho fatta, la terza non ce la facevo più, l'ho leccata e basta. Sicché la colpa è nostra, fidati, te lo dico io. La colpa è nostra. Grazie. Bene. E dopo. Gabriele del Fa. Il nostro barzelletto, però lui racconta le barzellette, ma sa fare anche dei monologhi non indifferenti, lo vedrete anche in questa veste. Torniamo ancora con quella che è comicità vera, pura, sta arrivando già dal fondo, signori, chiamiamolo insieme, Ivan Pericioli, eccolo qua! Siete forti voi! Sono di là. Ragazzi, vi volete forti a scantare a ridere. Grazie, come va? Come va? C'è male, lei sta a posto. Ah, insomma, a casa si tira innanzi via. Tra una cosa o un'altra siamo lì. Sì, no. Sì, insomma. No, poi ci si diverte via, si ride. Questa maniera. Maremma, ragazzi. Non so se si ride noi a guardare loro. Guarda delle oggi si scatta. Barzelletta. Una barzelletta. Come le racconto io? E fai forte. Ma lei forte fai forte. Stai forte lui, forte marmi. Detto. È forte per vedere. Noi abbiamo del fai. Sì, beve sempre roba forte, Francoforte, forte. Barzelletta. Allora. Che c'è? C'è qualcosa? No. No, c'è qualcosa. No, perché. No, sta attenti, Perché no, c'è questo allarmismo. Dice, c'è, che c'è? No, attenzione. Controllare tutto, non si sa come vanno a finire, c'è che crea suspense, attesa, Pericioli, paura! Barzelletta! Barzelletta!
te, questo è una barzelletta. Forti, sì, questo, no, no, questo no, è un cavallo di razza. Questo qui, questo mangia pane e biada la mattina alla sera, ma scherzai, i divanelli. Barzelletta. Tu mi fai schiattare, ragazzi, le forze. Ma poi mi racconta lui le barzellette, tu ce le hai. No, Periccioli, non sono io che deve raccontare. Tu sei te? No, è lei che viene qua e racconta al pubblico la barzelletta. Io sinceramente non sapevo nemmeno. Lei legge, guardi, cosa, sul contratto, cosa c'è scritto? Sul contratto. Guardi, cos'è? Barzelle! Oh, allora, Barzelle! Ma lei sa però che un grande attore di teatro, vero, non si può certo cimentare con delle comuni e volgari barzellette, semmai le interpreta in modo molto diverso. Bene, lei ci interpreti una barzelletta. C'è un signore che ha un appuntamento alle 5 e alle 3 lo chiamano e gli dicono: l'appuntamento non c'è più. E fin qui salta la barzelletta. No, va avanti. Ah, bene. Allora dice: che fo? Ma tornerò a casa. Ma come racconto? Smetterei qui. Per me la può finire qui la bancia forte. A me la mi calda. Le forze, dai. No, andiamo avanti. Allora, e dice, indossera? Che ti fai? A casa. Che c'è qualcosa? Oh, no, okay. Eravamo rimasti, tornate allora, a casa. Allora, lui dice, torna a casa. Torna a casa, apre la porta, bravo, la porta, e la sa anche lui, perché lui me le fa di a me, ma sono tutte sue, i Marelli, anzi, tanta roba. Allora, apre la porta, e intanto lui è casa. Oh, guarda qua, casa mia, non è mia, cioè, ma che muto, eccetera, però, insomma, no, arrivava bene, la roba è lì, sta povero, insomma. Sì, Periccioli, bar. Barzelletta, allora. Letta. Bene, allora, apre la porta di camera e vede sua moglie che fa drudun 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 con un altro uomo. E questo è delusione. Lui guarda e comincia a fare. Un momento è tragico. Luisa, tanti anni insieme, siamo cresciuti insieme, siamo amati insieme, abbiamo perso la verginità insieme, ci siamo sposati, abbiamo fatto un figlio, abbiamo costruito questa casa, abbiamo voluto tutto, abbiamo ipotecato tutto il nostro amore in questo. E tu, Martino, amico mio, fin dal liceo, ti ho dato lavoro quando avevi problemi, ti ho aiutato in certi momenti, ti ho dato una casa, ma più che altro dico... Almeno mentre parlo, smette di trombare! Mi stumba, eh? No, la barzelletta tragicomica! Tragicomica! Perché pensa un po'. Pensa te. Arriva a casa e trovi la moglie con... che ne so, con Robertino. Cioè una, con Robertino. Immagini che meraviglia. Gli do dei soldi. A Robertino e alla mia moglie per fare la cosa. Comunque. Ma li pago bene. E poi io posso rimanere a guardare, scusate, senza offesa. Mi chiami, pago. Che butta bene, capito? Oh, allora, io vado via, tutto a posto. Ah, no, volevo dire, perché, capito? Allora, questo è lei, che lei è fritto misto. Fritto misto, Allora, io ho iniziato mercoledì scorso. Fermo, dire. No. Ora, Ivan Periccioli, serio, applauso. Grazie. Anzi, l'introduzio. Grazie, introduction, please. Allora, Ivan Periccioli vi deve raccontare una cosa seria. E non è una barzelletta, non come quelle di prima. Prego. Allora, Presidente del Consiglio. Ma che scherzi, davvero. Allora, niente, da mercoledì è iniziato questo corso di teatro comico, comicità, cabaret, eccetera. Presso il San Tomato Live, conoscete, in Pistoias. San Tomato Live. Near Pistoia. Near. Sa, c'è passi, Maria Diavolo, quanti ci vuole animali? 5 minus. Come dire, è strike of schioppo, un tiro di schioppo. Più o meno. Abbiamo un informatore, qualcosa, un numero di telefono. Quello è la hop, Maria, a casa, ma lo butto via. Un informatore, nel senso una locandina, un numero di telefono. Un numero di telefono. Io il mio nodo, mi fido.
basta questa, basta per chi mi ama, io po'. A caso noi possiamo fare. No, vabbè, insomma, si fa che c'è un corso il mercoledì che è iniziato, potete venire a provare, è gratuito. Si entra gratis, a uscire c'è un monte di soldi. Questo corso ovviamente parla di cabaret. Parla di cabaret, comicità, un po' di cose, formerò, aggiusterò qualche comico un po'. Laggiù ce n'ho un paio da aggiustare, c'ho da stuccarne due o tre setti. C'ho da un po' di coppale a Jerry e Jerry perché mi cascano. No, però queste cose così. Insomma, ho fatto, ho finito, do si riscosse, buon via, ciao! Allora, l'ultima cosa che... Tra noi il mercoledì, quando lui farà questo stage di cabaret, alcuni nostri collaboratori andranno a vedere e quelli più bravi verranno qua sul palco del fritto misto. Messi qua, che fuoco vi voglio! Allora, come si dice, è forte, cioè, signori, arriva lì! Barbelle! No, non ne so, non ne so, non ne so, non ne so. Grazie, grazie, bravo.